una parola prima di iniziare la preghiera. Nella stanzetta dove ci riuniamo per un momento per prepararci alla preghiera, il Signore ci ha dato un testo del libro degli Atti, dove Paolo ricordava la stirpe divina a cui noi apparteniamo per il fatto che uomini come siamo, fatta d'immagine e somiglianza di Dio, siamo stati elevati in Cristo Gesù a partecipare alla natura divina. Già questo seme era stato deposto dentro di noi. Ricordate nel capitolo terzo del Genesi, quando l'uomo viene tentato di ascendere in alto e di farsi simile a Dio, lo aveva nel cuore, questo diventare come il Creatore. Questa aspirazione dell'uomo viene realizzata da Dio stesso, non per quella via tentata dall'uomo sotto ispirazione del serpente, ma viene realizzata da Dio che si umilia, prende su di sé tutta la natura umana e rende possibile l'uomo in sé, facendolo partecipe della sua natura divina, di ascendere in alto fino a Dio. È per questo che ripetutamente nelle scritture del Nuovo Testamento ci si ricorda questa dignità nostra, cioè questa dignità teandrica. Siamo uomini, ma siamo anche portatori di una realtà divina. Nel battesimo siamo nati figli di Dio, partecipi della divina natura. Ora è questa dignità che dobbiamo noi ricordare. Ce lo diceva Leone, Papa, ma San Leone Magno, nel 450, quando nella notte di Natale parlando ai cristiani, ai fedeli, diceva: riconosci, o cristiano, la tua dignità. Non sei soltanto uomo, ma sei figlio di Dio. E se sei figlio, realmente figlio, sei partecipe della natura del Padre, che è Dio. È per questo che Dio ci ha dato lo Spirito, il suo Spirito, lo Spirito Santo, perché noi fossimo in grado di vivere la vita filiale. E questa vita filiale si esprime nella preghiera, si esprime in tutta la nostra vita, nei nostri comportamenti, nei nostri atteggiamenti interiori, ma soprattutto si esprime nella preghiera. Siamo qui radunati per pregare, e pregare come figli di Dio. Preghiamo il Padre. Gesù stesso, quando ci insegna come pregare, ci dice: pregherete così, Padre nostro, che sei nei cieli. Questo invocare Dio come Padre è proprio un senso forte, cioè Dio è Padre nostro, che ci ha generati in Cristo Gesù, ci ha resi Lui partecipi della natura divina, per cui possiamo elevarci a Lui, chiamarlo Padre, e chiedere come figli quello che ci necessita nella vita per compiere il cammino terreno in vista di entrare nella vita eterna. La preghiera rappresenta un momento privilegiato di questo sentirci figli di Dio, di questo essere figli di Dio. E nella preghiera
che lo spirito di Padre, che lo spirito del Figlio scende dentro di noi in maniera particolare, soffia dentro di noi e mette nel nostro cuore, sulle nostre labbra, la preghiera conveniente, la preghiera del Figlio. Lodiamo così il Padre, lodiamo Dio, perché per questo il Signore vuole che noi facciamo in conformità alla nostra vocazione. Siete stati chiamati, dice Paolo nel prologo agli Efesini, fin dall'eternità ad essere conformi all'immagine del Figlio, per essere santi e immacolati al suo cospetto ed essere lode della sua gloria. Proprio nella preghiera che noi manifestiamo questa nostra vocazione di essere lode della gloria di Dio, di pregare nel Figlio di Dio, perché è Gesù che prega in noi mediante il suo Spirito. Dobbiamo essere coscienti di questo momento e dare così alla preghiera il tono necessario, il tono voluto da Dio, perché sia una preghiera filiale. Ognuno di noi preghi, partecipa alle preghiere del fratello, ma cerchiamo di abbandonarci all'azione dello Spirito con molta semplicità, nella consapevolezza che lo Spirito è con noi, lo Spirito Santo, e che ogni nostra espressione di preghiera, quando è autentica, è sempre suggerita dallo Spirito. Cerchiamo di legarci gli uni agli altri nella lode di Dio, con molta semplicità, senza artifici, senza dire cose mirabolanti, ma con semplicità di figli, nell'autenticità del nostro sentire, del nostro esprimerci. E allora iniziamo questa nostra preghiera con questo intento di rendere gloria a Dio e nell'intento di creare un'esperienza spirituale con Dio. Dio parlerà a noi, ci farà sentire la sua pace, la sua gioia, la pace di essere con Lui, la gioia di trattare con Lui, e fortificati nella preghiera potremo così continuare il nostro cammino terreno anche nelle prove della vita, potremo rimanere uniti a Dio e glorificare Dio. Amen. E preghiamo, Padre, di sentirci i tuoi figli. Il tuo Santo Spirito, quello che tu hai mandato dentro di noi e che ci fa gridare Abba Padre, ci illumini e ci dia la coscienza di essere figli. Apri il nostro cuore, lo apri a te, o Padre, perché noi come i tuoi figli, fatti come un cuor solo e un'anima sola, possiamo gridare a te. Padre, ti chiediamo di essere unità, di essere unità questa sera. Abbiamo bisogno di sentirci come un cuore solo, un'anima sola, come una comunità di credenti. Ti chiediamo, Padre, di liberarci da tutte queste forze disgreganti che serpeggiano in mezzo a noi, e facci un cuor solo, un'anima sola. Abbiamo bisogno di sentirci unità, come Gesù tuo Figlio ha desiderato prima di ascendere a te. Padre, egli diceva, come noi siamo in una cosa sola, così anch'essi tra di loro e con noi siano una cosa sola. Questo, Padre, ti chiediamo, è quello che noi chiediamo in Cristo Gesù tuo Figlio, e sicuramente noi lo crediamo, sicuramente ascoltato da te, e questa grazia tu non ci negherai questa sera. Togli da noi tutto ciò che ci divide
e moltiplica in noi tutto ciò che ci unisce, in modo che possiamo sentirci veramente una cosa sola, un'unica famiglia, una comunità riunita insieme nello Spirito Santo. Lode e gloria a te, o Signore. Se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà fra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. O Signore, già nel Vecchio Testamento tu dicevi al popolo dell'alleanza, a quel popolo che era depositario della tua rivelazione e che prefigurava un altro popolo, il popolo della nuova alleanza, che era una stirpe eretta, un regale sacerdozio, una nazione santa. Quanto più, Signore, dobbiamo dirlo oggi, noi popolo della nuova alleanza, che abbiamo ricevuto il dono dello Spirito, che abbiamo ricevuto la partecipazione alla divina natura, quanto più noi siamo un popolo regale, una nazione santa, un popolo di sacerdoti. Ti chiediamo, Signore, di esercitare il nostro ufficio sacerdotale, pregando, lodando, intercedendo, per questo è proprio del sacerdote. Fa che tutti sentiamo il sacerdozio santo e, uniti insieme in Cristo Gesù, sacerdote sommo, intercediamo per il mondo. Ti lodiamo e ti benediciamo, Padre. O Signore, facci cosciente che noi della nuova alleanza siamo il popolo tuo, come ancora è ribadito in questo testo di Paolo agli Efesini. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. O Signore, noi formiamo un popolo, una costruzione santa. Non siamo più ospiti e pellegrini, ma siamo concittadini del cielo, siamo familiari di Dio, siamo iscritti all'anagrafe nel libro della vita, nel libro che tu tieni in mano. Siamo cittadini del cielo, tuoi familiari, stirpe divina. Signore, se noi siamo coscienti di questa nostra dignità, noi vivremo diversamente di come viviamo. Noi useremo il codice tuo, Signore Gesù, quel codice che tu hai dato, quel codice che hai depositato nella Chiesa, quel codice che ha due grandi comandamenti. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e poi amerai il prossimo tuo come te stesso. Signore, ti chiediamo di essere veramente non più ospiti pellegrini, non uomini che sono lupo per l'altro uomo, ma siamo tutti una cosa sola, o Signore, e siamo cittadini del cielo, siamo familiari tuoi, siamo portatori di un sangue divino, portatori di unità. Signore, fa che consapevoli di questo, restiamo sempre uniti, superiamo tutte le barriere che ci dividono, superiamo tutte le difficoltà provenienti dall'umana natura, e fatti un cuor solo, un'anima sola, ci amiamo tra di noi e insieme ti cantiamo e ti benediciamo. Lode e gloria a te, o Signore. Nella parabola del figlio prodigo,
Vediamo le parole che il Signore suggerì. Rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza ed io qui muoio di fame. O Signore, tu fissi una situazione un po' di tutte, ma di alcuni in particolare questa sera. Quel figlio che era uscito dalla casa del padre, che aveva chiesto al padre l'eredità che gli spettava e aveva dilapidato il patrimonio paterno, quel figlio che si ritrova indigente dopo aver sperperato tutto, si ricorda della casa del padre e dice: quanti nella casa di mio padre, anche i servi, stanno bene ed io qui, figlio, muoio di fame. Signore, questa luce scende dentro i nostri cuori, come scese nel cuore del figlio prodigo, e determinò in lui il ritorno. Voglio tornare nella casa di mio padre, chiederò perdono, mi accoglierà ancora come figlio. Signore, queste parole sono per alcuni di noi. Sono per alcuni di noi e sono penetrati in questo momento nel cuore di due fratelli. Qui muoio di fame. Quanti nella casa di mio padre stanno bene? Voglio tornare a sedermi alla mensa di mio padre. Signore, ti ringraziamo di questa parola. E tutti vogliamo uscire dalle nostre situazioni in cui ci siamo cacciati per colpa nostra. Vogliamo tornare tutti a sederci alla tua mensa e a gustare il cibo ai tuoi figli. Lode e gloria a te, oh Signore. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, i tre riti, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto uscire dall'Egitto. Soltanto voi ho eletto fra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre iniquità. L'altro qual è? L'altro era Apocalisse 22:17, era arrivato anche come messaggio dalla sala. Lo spirito e la sposa dicono: vieni, e chi ascolta ripeta: vieni. Chi ha sete venga, chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. Signore, tu ci hai detto due parole. Una è l'interpretazione del messaggio in lingue, l'altro è l'invito a venire a te. Tu ci hai detto che noi siamo stirpe eletta, voi soltanto io ho eletto come il mio popolo. Ascoltate questa parola che io vi ripeto continuamente, ed è per questo che vi faccio scontare le vostre iniquità. Cioè il Signore ci vuole purificare, perché siamo quello che dobbiamo essere. Ci purifica continuamente perché siamo il suo popolo eletto, ci vuole puri e santi davanti a Lui. Questo è il messaggio che ci viene consegnato. Ascoltate dunque quello che io vi dico. E poi c'è l'invito di andare. Venite voi tutti. Lo spirito grida e la sposa grida: vieni. Signore,
lo Spirito mette l'anelito dentro di noi e la sposa la tua Chiesa, ascoltando la voce dello Spirito, viene a te. Tu sei la sorgente dell'acqua viva, in te soltanto noi possiamo trovare la pace, la gioia e la vita. Lode e gloria a te, Signore. Ci ha indicato una parola ricevuta ed è di Pietro, prima lettera, capitolo 4, 7 e 8. Siate moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una grande carità, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Grazie, Signore, di questo ammonimento. Tu ci esorti a due cose: essere sobri e moderati per attendere alla preghiera. La preghiera deve fiorire dentro i nostri cuori, in una vita sobria e moderata. E parla a ciascuno di noi. Dobbiamo essere sobri, conservarci irreprensibili per poter pregare. La preghiera stabilisce un rapporto con Dio e mantiene questo rapporto con Dio. E il rapporto con gli altri è sottolineato dalla carità. Siate caritatevoli, alimentate la carità, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Anche che siete peccatori, se voi vi amate gli uni gli altri, la carità copre il vostro peccato. Dio si commuove davanti a un popolo che si ama. O Signore, noi vogliamo recepire questo tuo messaggio. Vogliamo nella sobrietà della vita attendere la preghiera e, consapevole di essere tutti peccatori, vogliamo amarci gli uni gli altri. Vogliamo fare trionfare la carità, perché la carità copre i nostri peccati e ci rende amabili a te. Lode e gloria a te, o Signore. Cosa ci ha detto questa sera il Signore? Ci ha ricordato i tre parametri della nostra vita: sobrietà, santità personale, perché siamo un popolo santo, un popolo di sacerdoti, stirpe regale. Questo fatto comporta che noi ci comportiamo come figli di Dio. È un titolo esigitivo. Se siamo figli di Dio, comportiamoci come figli di Dio. E l'ultimo messaggio ci diceva: siate sobri e moderati nella vita. Secondo parametro, il rapporto con Dio. Pregate. Pregare continuamente, perché la preghiera crea il canale tra noi e Dio, un canale di luce e di forza. Terzo parametro è il rapporto tra di noi, la carità, l'amore. Un popolo unito, un popolo che si ama, un cuor solo, un'anima sola. Ecco cosa ci ha detto questa sera il Signore. Nel resto dell'ultimo messaggio della bambina, che ha citato Pietro 4, questi tre parametri sono accennati. Ringraziamo il Signore di quello che ci ha detto, facciamo tesoro di quello che il Signore ci dice e portiamo questo pane nel viaggio settimanale, così sbocciolando ogni giorno un pezzo di pane di quello che il Signore ci ha dato questa sera.